canzone, rullo di tamburi, lo fanno loro, vai vai. Oh. Giorgio Giorgi! Giorgio Giorgi! Prima posizione! Giorgio 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 Giorgio! Allora grande! Giorgio, com'è andata la regata? È andata bene, c'era un sacco di canine e mi sono divertito. Grande Giorgio! Buon applauso a Giorgio, primo classificato! Giorgio, un commento dal vivo. Bellissimo, bellissimo posto, io vivo qui, quindi lo adoro questo posto. E grazie a tutti, grazie a Giacomo che ci ha messa tutta. Era la prima volta, l'abbiamo aiutato a fare questo evento. Ci ha detto bene con il periodo, posto. Ma l'ha fatto con Monet, l'ha fatto con Monet, è venuta la ciccia di gallina. Grande, come si chiama? Luna! Luna, ma sono le 4, Luna! Allora, Luna! Ti vedo, ma come sei bellina, Luna! Che cosa diamo a una cuccia? Una cuccia per il campo? Una? 6-2! Una Nord 6 e 2! 6 e 2 la Nord 6 e 2, allora Nord 6 e 2 è sopra il palco, che quella è rotolata. E se questa è quella, infatti mi sembra bella, una bella Nord. Un applauso ai nostri ragazzi, ai primi tre. Foto di gruppo, vai con la foto. Luna, ti capisco, Luna. Grande! Allora, ora consegnano le vallette, Mara e Vera, che farai un ringraziamento a Mara e Vera, le nostre ragazze che ci hanno aiutato. Vai, dove siamo? Racing, sempre Windsurf, siamo al long distance, terza posizione per... Giorgio Giorgi ha vinto tutto lui, ragazzi. Giorgio, dove sei? Terza posizione, eccolo! Ancora lui, Giorgio Giorgi! Allora, cosa vince Giorgio in questa occasione? Allora, dare RD un albero, una prolunga e un piedino. Allora, albero, prolunga e piedino, RD, la vera... il piedino, quello lì tuo o quello lì? Che te l'ho appestato, vuoi un piedino nuovo perché te l'ho appestato. Allora, la vela te la sei fatta, l'albero, la prolunga, il piedino ce l'hai, ci vorrebbe un momentino, scendia tante volte un momentino in più. Andiamo avanti, seconda posizione. Farigu. Farigu! Da Cagliari. Ah, caspita, pensavo Farigu da Milano, invece da Cagliari. Allora, Farigu, di quanti anni hai? 18. Giovanissimo, facciamo un applauso! Grande, bravissimo, fortissimo. Infatti tre volte ti vedevo arrivare fra prima e ho detto madonna, mi viene a mettere insieme a lui, cioè non lo sapevo. Grandissimo. Quindi cosa vince Giacomo? Una Challenger 4,5. Una Challenger 4,5, eccola lì, è una Challenger 4,5, vediamo se riusciamo, eccola. Grande applauso a Fadico. Andiamo alla prima posizione, il rompiballe Marco De Galli. Grande Marco, mitico Marco, mitico Marco. Com'è andata la regata, Marco? C'era un po' di letto, ci stavano gli spaghetti per salvare, però tutto a posto. Grazie, un ringraziamento particolare a Marco De Galli. Marco De Galli, che reduce da un po' di allenamento, alle viste. Che regate già ci sono ora? Le prossime? La prossima è GQA in Corea. Oh, vediamo un po'. Iniziamo così. Allora, quindi appuntamento in Corea, quando hai detto? A maggio. Quindi andiamo tutti a maggio in Corea? Che ci va? Ha ragione, noi c'hanno stintino, ne va in Corea. Allora cosa dice Giacomo, il nostro pogallone? La valigia ci voleva a Marco, è sempre a giro. Allora vince una fantastica vela North Sail 4-7. Grande! Allora facciamo un quadretto di stintino. Il gruppo, pronti per la foto? Come? Puoi fare quello che vuoi. Foto, vai.
applausi ancora, ringraziamo i nostri ragazzi per il windsurf. Che bravi, eh? Tu di dove sei? Sassari. Sassari, e sei qua, sei venuto a po'... Zitto, mio volo, zitto. Per me no. Sei venuto apposta lo stentino Cortes. Grazie. Windsurf. Freestyle windsurf. Allora andiamo con il terzo posto. Matteo Spanu. Matteo Spanu, finalmente! Matteo Spanu, che dopo tutte queste prove, dopo tutte queste giornate, vince un fantastico portachiavi. Grazie, c'è portachiavi, c'è scritto portachiavi. Scherzo, scherzo. Giacomo, premio per Matteo? Allora, un zaino e un trapezio RRD. Uno zaino, un trapezio RRD. Eccolo! Zairo, Zairo messo a disposizione da Roberto Ricci Design, che ringraziamo, Claudio, Attilio e Dylan, grazie ragazzi. Ci siamo. Vai, un applauso ancora al nostro local Matteo Spano. Gigi Madeddu. Gigi Madeddu, seconda posizione per Gigi. Attenzione, Gigi è retto, quindi fate piano. Gigi ha detto, Gigi ha detto che mi fa male la spalla, e allora ha detto mangia il prosciutto, perché se ti fa male la spalla è giusto che tu mangi il prosciutto. Ma l'ha detto anche il dottore. Cos'è successo? È successo che il vento era un po' troppo rafficcato, ho fatto una mano troppo a freddo e all'inizio della superstition di freestyle ci sono rimasto. È rimasto secco. Vabbè, sono cose che capitano, quindi cosa vince? Boma L60. Un Boma in Ergol, oltre 60, che ringraziamo. Stefano Lorioli. Stefano Lorioli! Più forte l'applauso, arrivate primo ragazzi, è il primo Stefano, Stefano. Piano, lui è valido, piano Stefano, per questo. Stefano che vince, incredibile, vediamo se la troviamo. Oh, se non ce l'hai si dà il portachiavi, tanto mi sembra vada bene uguale. Guarda, portachiavi, tieni, ha vinto un portachiavi Stefano. Allora vince una vela, incredibile. Ha spaccato i denti, grazie, dei denti ve li date. Potete scendere. Ah ragazzi, vogliono anche l'inclusa, si può aprire l'inclusa? Eh sì, vabbè. Allora, un aiuto da Vera e Mara. Dopo. Allora la prendiamo dopo. Momento del freestyle kai, terza posizione. Antonio Eglis. Antonio Eglis! Applauso per Antonio Eglis! Antonio assomiglia a quella della foto. Allora cosa prende di premio Antonio? Antonio, uno zaino.